Vediamo insieme l'app Contatti, ovvero creare una sorta di rubrica all'interno del computer. O fate un cerca per Contatti, o cercate l'app con questo simbolo. Contatti ci permette appunto di creare la nostra rubrica personale. Però se avete un account Microsoft, Google o un account esterno, è possibile importare la rubrica di quell'account. Io, ad esempio, che ho anche una Gmail, avevo importato su un altro computer la rubrica di Gmail, mettendo le mie credenziali. Molto utile perché mi sono ritrovato tutta la rubrica in un colpo solo. In alternativa, se partite da zero, è possibile appunto creare dei contatti. Facciamo un esempio. Aggiungiamo, ecco questa qua, una fotografia. Creo un contatto del negozio. Pianeta computer, lo chiamo, negozio, il cellulare non lo so, però inserisco. Bene, abbiamo messo i dati essenziali e facciamo salva. Ora abbiamo aggiunto il nostro primo contatto. Questo è utile perché se usiamo ad esempio il programma posta e dobbiamo scrivere una mail, sarà immediato più nel momento in cui iniziamo a scrivere la P, ci proporrà il primo nome che trova con la voce P all'interno dell'app Contatti. Molto pratico per snellire il proprio lavoro con il computer.